Gian Maria Novi svolge una riflessione sulla parola ricondotta alla sua essenzialità esangue, post-anatomica, chirurgicamente fredda. In una fusione di poetica e stile di tipo assoluto, Vincenzo Ostuni ha avuto modo di definirlo Emiliano ma apolide perché cervello in fuga e spiantato ormai a New York da diversi anni. Gian Maria Novi, in questo senso, anche a causa delle diverse lingue che deve parlare, fa della riflessione metalinguistica come competenza poetica un aspetto sostanziale della propria scrittura, attraverso la pratica della commistione linguistica, del pastiche, della maccheronea straniante e dell'autotraduzione, tanto che, per esempio, l'opera Kamikaze viene definita ancora da Vincenzo Ostuni come una vera e propria sparatoria interlinguistica, in cui, sono parole di Ostuni, la poesia, la lingua di Annovi è soprattutto questo, un nostro cecchino precisissimo incarnato a cui diamo del tu. Anche in Self Eaters, uscito nel 2007, ci troviamo di fronte a una sorta di autocannibalismo, direi, semantico, continuo, in cui il divoramento del corpo non è altro che una figurazione analogica della perdita del senso. In questo senso le parole si mangiano da sole in un continuo shifting di significato che opera attraverso il meccanismo poietico dell'analogia, che poi è, anche secondo la mia concezione personale estetica, il vero fondamento del poetico. La lingua, in questo senso così giostrata da Annovi, cerca di dire l'indicibile attraverso il dicibile, ed è una categoria che trascende il senso immediato delle cose, questo in un certo senso, ma anche in un altro e in un altro ancora. La domanda vera e propria è intorno alla sensatezza del testo, che ritorna circolarmente come chiodo fisso nella produzione poetica di Annovi, coinvolgendo la percezione del lettore fin negli stadi più profondi della comunicazione verbale e metaverbale, come accade anche all'interno dell'Ascolta, un'opera in cui si imita il pastiche linguistico ucraino-italiano di una badante alle prese con la propria anziana assistita che la sopporta abbastanza male. E in questo senso, anche in un'altra opera, Italics, l'autore ci informa programmaticamente del fatto che il titolo della raccolta, Italics appunto, è un termine inglese che indica il carattere comunemente chiamato corsivo, vuole alludere alla condizione di isolamento di chi si trova a scrivere in un contesto alloglotto, come lui. Un'alloglossia annoviana profondamente legata a una tecnica di straniamento, che ha poco di letterario e molto di fisiopatologico, proprio nel senso medico del termine, perché deriva da qualcosa di più profondo che dalla semplice patina linguistica. Affonda le radici in una semantizzazione delle funzioni corporee, in una nuova istanza quasi della filosofia del linguaggio. Per cui, se in Annovi della mimesi c'è, si tratta di un tentativo di penetrazione e sfondamento delle barriere processuali del linguaggio, nella propria scansione innanzitutto fisiologica e poi, in seguito, metafisica. Marco Giovenale avrà modo di collocare Annovi nell'alveo nutrito delle cosiddette scritture fredde, in compagnia di altri autori come Giovanna Frene, Vincenzo Ostuni, Alessandro Broggi, Florinda Fusco e Laura Pugno. Mentre Andrea Cortellessa, provando a fare paragoni, parla addirittura di un Petrarca passato per Sade e magari per Artaud. Di certo permane assoluta nella lettura della poesia di Gian Maria Annovi questo senso profondo di straniamento postmoderno. Una sorta di smontamento analitico profondo della ricerca perpetua del senso delle cose. Fin dagli esordi, la poesia di Mariangela Gualtieri è caratterizzata dalla commistione di linguaggi, da una parte segnico-corporei e dall'altra parte di notazioni sonore e metaverbali, in direzione di un'ostensione scenica della parola versificata, che non è semplicemente atteggiamento attoriale, bensì racchiude in sé il senso stesso di una poetica che vuole riportare alla luce le strutture più riposte, più nascoste delle emozioni umane. E quindi in questo senso la collaborazione tra Gualtieri e Ronconi nella fondazione del Teatro Valdoca sembra possedere una volontà filosofica di tipo ascensionale, metafisico, quasi plotiniano. L'habitus teatrale appare come una forma di meditazione
metasignificante circa la funzione del corpo scenico nella dimensione tutta verbale del poetico, una sorta di riflessione in atto sulla funzione dell'affido ermeneutico del textus all'interprete, all'actor, in senso latino, cioè colui che agisce, che assume e sussume su di sé il senso immediato della parola per trasfigurarla in res geste sul palcoscenico, all'interno di una concezione della scena originaria di tipo quasi freudiano in qualche modo. E mi viene da pensare, per esempio, in questo senso a Bestia di Gioia. Però comunque la verità che è da esperire in un tempo che è quello descritto dalla poesia della Gualtieri, ad esempio quando dice io appartengo all'essere e non lo so dire, come può non venire in mente Heidegger in questo senso, con la sua riflessione ontologica sull'essere. Beh, dicevo, in questo senso la verità da esperire è sempre, come dice la Gualtieri stessa in questa medesima poesia, sempre 5 minuti fa. Quindi nell'opera poetica di Gualtieri, prendendo questo testo come exemplum, l'opera poetica della Gualtieri, che si dice essere sempre 5 minuti fa, ricomprende uno spazio e un tempo che si avvolgono nell'unità tubolare del cronotopo, a formare lo spazio scenico e il tempo dell'unità di azione teatrale, laddove non esiste una singola poesia che si rifugi esclusivamente sulla carta e fra le pagine di un libro, perché non esiste una sola poesia che possa essere concepita al di fuori del proprio contesto rappresentativo e performativo, reale o semplicemente immaginato, anche solo concepito attraverso la lettura ad alta voce, in un disvelamento veritativo che fa della performance, della messa in scena, la propria messa in atto, e della propria messa in atto il proprio impegno di assunzione di senso, in primis linguisticamente, in secondis esteticamente e in ultimo in senso compiutamente etico. Insomma, un'unità tubolare del cronotopo che forma lo spazio scenico e il tempo di unità di azione teatrale, dicevamo prima, in una unità indissolubile. Ed è questa la virtù suprema della poesia di Mariangela Gualtieri, quella di riuscire nella fusione e nella sussunzione, anzi nella fusione attraverso la sussunzione, di spazio e tempo performativo e interiore.